Le parole chiave in FAB vi creano confusione? Come comprenderle al meglio? E come poterle sfruttare a vostro favore conoscendone appieno il significato? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro sesto appuntamento di Cosa accade al di fuori del crogiolo. Prima di iniziare, volevo ringraziarvi di cuore. Nel video della settimana scorsa siete stati in molti a darmi la vostra personale opinione su quali argomenti esporre sul canale in futuro e tra le varie richieste, annotate una dopo l'altra sul mio libro, ho deciso di trattare un contenuto che già da tempo volevo portare all'attenzione dell'utenza. Ritrovandovi nell'arena, infatti, non sarà raro difendervi da attacchi con effetti caratteristici provenienti da classi specifiche come il ninja, il guerriero, il bruto o il guardiano. In questo primo atto della nuova rubrica chiamata FABS Keyword, scopriremo i vari aspetti che si nasconderanno dietro le classi più letali di Wraith e lo faremo esaminando, in principio, 5 abilità che saranno presenti in 4 classi diverse. Prima di iniziare, piccolo spazio pubblicità. Volevo ricordarvi di passare sul sito Fantasia Store, dove potrete trovare tutto quello che vi sarà utile per supportare al meglio le vostre battaglie. In più, con il codice CROGIOLO5 potrete accedere al 5% di sconto sul totale del carrello. Coupon applicabile per ogni acquisto tutte le volte che vorrete. Vi lascerò come sempre il link in descrizione. Ed ora scopriamo assieme in questo primo episodio quali saranno le 5 parole chiave che potrete incontrare lungo il vostro cammino in Flesh and Blood. Andiamo a dargli un'occhiata. Combo sarà una parola chiave che comparirà sulle carte del ninja. L'effetto verrà attivato quando l'azione con riportato questo termine risulterà essere l'ultima della catena di azione. Ora, se avete visto il video Come imparare a giocare a Flesh and Blood in meno di 20 minuti, potrete recuperare il video attraverso la scheda appena apparsa in questo momento o vi ritroverete ad incrociare le spade per la prima volta, il concetto di link risulterà fondamentale. Perché? Il Chain Link è un insieme di scontri tra attacco e difesa che avverranno a compartimenti stagni durante lo svolgimento di un turno. Chiuso un link, ne inizierà uno nuovo, che praticamente vedrà nascere da capo un secondo scambio di botte e risposta fra chi attacca e chi difende. In questo secondo caso, nello specifico però, potrà capitare che l'attaccante giocherà la sua azione, che in questo caso nel testo dell'effetto vedrà la parola chiave combo, senza ricevere risposta da chi si trova a parare il colpo. Ebbene, in tal caso, essendo l'azione d'attacco la prima, ma anche l'ultima carta giocata in quella specifica catena, vedrà l'innescarsi della combo, realizzando il suo effetto. Quindi, in parole povere, non pensate sempre a come incastrare la combinazione tra gli elementi nella vostra mano, rischiando a volte di bloccarvi la giocata. Ma fatela semplice, chiudete un link ed apritene un altro, se i punti risorsa ve lo permetteranno, per mettere in difficoltà le difese dell'avversario. Crash sarà una parola chiave che comparirà sulle carte del guardiano. L'effetto verrà attivato quando una carta con questa dicitura infliggerà 4 o più danni al difensore, applicandogli di seguito anche un ulteriore effetto che andrà a danneggiarlo. Se sarete dei guardiani o ve li ritroverete contro, sappiate una cosa. Nel primo caso cercate di farli passare questi 4 danni, in modo da mettere pressione al vostro avversario che, se riceverà il colpo, si vedrà penalizzato in qualche modo, come ad esempio mettere la propria carta nell'arsenale in fondo al mazzo, non pescare nella sua prossima fase di azione o far perdere qualsiasi abilità alle carte sotto il suo controllo. In caso invece sarete proprio voi a vedervi sferrare il colpo contro, bene, pensateci 2 volte prima di ignorare l'attacco. Magari limitatevi ad arginare i danni, parandone fino a farne passare 3, dato che un singolo punto che intaccherà la vostra vita potrà fare davvero la differenza. Ma non disperate, o voi che dovrete difendervi! Di solito il guardiano caricherà
punti risorsa per poi calare un colpo ben assestato e quindi potrete regolarvi di conseguenza, conoscendo a grandi linee lo stile di combattimento del rivale, preparandovi alle difese. Per voi invece che vestirete i panni dell'eroe in questione, sentitevi liberi di mettere pressione all'avversario. Il guardiano è fatto apposta. Intimidate sarà una parola chiave che comparirà sulle carte del bruto. L'effetto verrà attivato quando un'azione con questa dicitura verrà giocata, costringendo l'avversario a bandire in modo casuale dalla propria mano una carta che tornerà in suo possesso all'inizio della fase finale del giocatore attivo. Intimidire l'avversario risulterà piuttosto efficace, soprattutto perché andando a bandirgli una carta dalla mano gli andrete a ridurre le possibilità di difendersi. La cosa che davvero potrebbe creare non pochi problemi verrà rappresentata dalla randomicità della scelta. Se per assurdo si andrebbe a selezionare la carta che avrebbe rappresentato il fulcro principale della difesa futura avversaria, automaticamente andresti a ridurre in fumo i piani strategici di chi vi giocherà contro, andando quest'ultimo ad impiegare o risorse alternative o lasciandosi passare il danno nell'attesa di un suo turno d'attacco profittevole. Se invece vi ritroverete a dover subire l'attacco, un consiglio pratico che mi è stato dato è stato il ricorrere all'arsenale. Infatti, avere una carta in quella parte del campo, se si tratterà di una reazione difensiva, andrà a bilanciare in qualche modo la penalità che vi verrà inflitta e in questo modo potrete comunque riuscire a bloccare o arginare un attacco che in altri casi sarebbe risultato piuttosto pesante. Ma attenzione! Gli attacchi dei bruti saranno letteralmente guidati dall'ira, è un modo carino per dire picchieranno a vento, e non mancherà occasione di ritrovarvi anche con due carte in meno nella mano. Ciò limiterà in modo abbastanza corposo la possibilità di potervi difendere. Quindi, torno a ripetere, carta nell'arsenale? Assolutamente sì! Sarà per voi che dovrete parare i colpi di queste macchine da guerra una risorsa fondamentale per riuscire ad arginare il potere distruttivo di questa classe. Reprise sarà una parola chiave che comparirà sulle carte del guerriero. L'effetto verrà attivato quando un difensore avrà parato dei colpi con delle carte dalla propria mano, comprese le reazioni di difesa. Tipico del guerriero. La sua destrezza ed esperienza sul campo da battaglia ne farà uno strumento bellico vivente davvero temibile. Di solito, o almeno così lo gioco io, con questa classe si andrà di attacco all'arma bianca. In quel momento l'esca verrà gettata ed infatti, per non prendere danno, l'avversario andrà a difendersi con un'azione dalla propria mano. E sarà lì che la trappola scatterà e i danni inizieranno ad essere gonfiati, costringendo il rivale a ricorrere a più strumenti a sua disposizione per non rischiare di farsi infliggere una fucina di danni. Ora però arriva il cavillo. L'abilità Reprise specifica dalla propria mano. Ciò vorrà dire che potrete utilizzare le carte dall'arsenale per difendervi, sempre che quest'ultime siano reazioni difensive, o addirittura far ricorso ai pezzi del vostro equipaggiamento. Quindi utilizzare elementi che verranno impiegati da queste parti del campo di gioco non, e ripeto, non innescheranno l'abilità tipica della classe del guerriero. Dominate sarà una parola chiave che comparirà su carte genericamente con valore di attacco alto. L'effetto verrà attivato quando un'azione con questa dicitura verrà giocata, costringendo chi difenderà a poterlo fare con una sola carta dalla propria mano. Quante volte ho sferrato con Hold'em un potente singolo attacco con Dominare, infliggendo danni pesanti al mio avversario? Devo dire la verità, è abbastanza soddisfacente quando si effettua un attacco del genere, soprattutto perché difendersi risulterà piuttosto arduo. Ma per chi ha iniziato a giocare da poco, questa parola chiave a volte potrebbe venir fraintesa, proprio come è successo per me. Ad esempio, parlo per esperienza personale, credevo che Dominare potesse essere contrastato da una singola carta. Punto. Non avevo assolutamente compreso che specificasse dalla mano.
Ed è così che, proprio come per il reprise del guerriero, ho iniziato a escogitare, grazie anche all'aiuto di combattenti più esperti di me, un sistema per aggirare questo temibile effetto. In difesa, infatti, per arginare i danni o in certe occasioni addirittura contenerli completamente, potrete giocare una carta dalla vostra mano, come il vincolo derivante dalla keyword vi imporrà, per poi utilizzare o l'arsenale, dove precedentemente avevate posizionato una reazione di difesa, o gli elementi dell'armatura che avrete a vostra disposizione, o un mix di tutti e tre. Se avrete pensato con cognizione di causa a quali carte utilizzare per un eventuale attacco pesante da parte del guardiano avversario, per esempio, vedrete che dominarvi risulterà piuttosto ardua come cosa. Concludendo, ecco a voi una panoramica sintetica di ogni singolo effetto trattato in questo video. In descrizione vi lascerò il link dove potrete trovare il file JPEG tradotto in italiano da scaricare, così da poterlo portare sempre con voi nelle numerose sfide che vi attenderanno nelle arene di Raid. Come avrete sicuramente notato, niente risulterà essere inarrestabile in questo gioco, permettendovi attraverso l'esperienza accumulata scontro dopo scontro di sopravvivere al meglio anche all'attacco più violento. Quindi, dopo esservi difesi come meglio avrete potuto, toccherà a voi riprendervi dal colpo subito, scrollarvi la polvere di dosso, impugnare ancor più saldamente l'arma e sferrare il vostro colpo migliore ai danni dell'avversario. Che siate bruti, guerrieri, guardiani o ninja, non dimenticate mai che ogni rivale avrà sempre un punto debole scoperto dove dovrete concentrare la vostra offensiva. E voi, quale altra parola chiave vi piacerebbe approfondire nel prossimo episodio di questa rubrica? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito ad iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.